Salve ragazzi e cari amici del web, benvenuti in questa prima puntata di Te la do io la Malesia. Sono Andrea Bruno, molti di voi, già chi mi segue nel web saprà chi sono. Vi vorrò far vedere in questi mesi che sarò qua in Malesia, mi sono trasferito qua a vivere anche approfittando del fatto che io ho una posizione che posso permettermi di non lavorare. Vi mostrerò questo paese. Sono arrivato oggi. Ho viaggiato, a dire la verità, ho viaggiato 4 giorni, ho fatto tappa a Vilnius, Varsavia, Genova, al Cairo e oggi ero in Thailandia. Ecco, sono atterrato oggi, sono appena arrivato, ho fatto una fatica della Madonna a trovare l'hotel dove ho prenotato, dove ho alloggiato. Sono stanchissimo, 4 giorni che dormo solamente in aereo. No, a dire la verità, 2 giorni fa ho dormito in un hotel, però sono arrivato tardi, poi c'è stata una giornata molto trafficata. Vi mostrerò al volo subito qualche cosa. È già passata la mezzanotte, in giro si vedono solamente facce criminali. Prima si sono avvicinati alcuni balordi, li ho allontanati. Non ho nulla da temere, anche perché non porto come oggetti di valore, casomai scappo. Ok, vi farò vedere un po' la città, adesso vi faccio vedere. Ecco, è un po' una puntata autoprodotta. Vi faccio vedere, questo qui è il posto dove ho alloggiato. Ecco, una casa tipo coloniale. In realtà l'ingresso è lì sotto, è in questa casa coloniale, però poi porta dentro nel condominio che c'è alle spalle. Guarda, vi garantisco, è proprio un tuburio, è la classica topaia, però tutto sommato poi ho preso una singola, sto un bello tranquillo in centro, non, sicuramente io non viaggio per cercare il comfort e le comodità all'europea. Abbiamo uno che ci sta anche guardando in questo momento, facciamo un bello zoom, ecco, non ci sta più, si è girato, vabbè, niente, andremo a fare un giretto esplorativo. Qui siamo nella famosissima città cinese. Città cinese, ci sono i tipiloschi che si aggirano con i coltelli. Comunque sono tutti di statura molto piccolini. In caso ci dovesse essere un conflitto, scoppiare qualche cosa, sono sicuro che 4 o 5 li riesco a tenere da bada da solo, riesco a spuntarla. Ecco. Questa era la via che ho mostrato in un altro clip, tutta piena di bancarelle. Adesso è completamente deserta, non sembra neanche il posto dove sono arrivato prima. Abbiamo gente che dorme, adesso dormono sui banconi, non li inquadro per non violare la loro privacy, dormono in strada. Continuiamo a viaggiare. Ok, c'è il famosissimo cane in mezzo alla strada che gira per conto suo. Facciamo un'inquadratina, ma non lo riesco a mettere a fuoco. Ok, guardate, questa è la città cinese. Vi garantisco che c'è gente che dorme dietro i banconi, dietro queste bancarelle qua. Poi la situazione, se devo paragonare la situazione che ho trovato qui, è veramente il più gran cagaio dei posti in cui ho viaggiato, peggio che ne so del Brasile, di Santo Domingo, della Cina, neanche immaginare, la Cina tutto molto ordinato, preciso, almeno il posto dove ho avuto modo di vedere. Io questo qui, diciamo, è il cuore della città, quello autentico, perché a 1 chilometro da qui poi troviamo tutte le zone residenziali che hanno un aspetto completamente diverso. Comunque, se inquadro gli edifici, sono comunque tenuti bene, cioè molto folcloristico. La camminata qui è molto folcloristica, però abbiamo tutta una serie qui di hotel, edifici che sono sicuramente di tutto rispetto. Poi ai primi, guardate anche qua, poi ai primi piani hanno fatto tutta una serie di bancarelle che rendono caratteristica questa zona. Poi
Ok, amici, un caro saluto a tutti da Andrea Bruno e continueremo con le altre puntate, vi farò vedere esattamente questo posto, come si sviluppa e andremo a vedere anche le varie altre parti nella foresta e così via. Ciao!